nel tempo le vicende di chi è santo eroe. Vivono le storie dei prodigi di lui, che ha pregato per noi, come quella volta del miracolo. Dopo l'omelia di padre Giovanni Cozzolino, la manifestazione si sposta in Contrada Olivara, dove alcune autorità sono già convenute. Tra l'altro notiamo il gonfalone della città di Paola, la città natale del nostro Santissimo Francesco da Paola. Tra le autorità, in primo piano il vicepresidente della provincia di Vibo, il vice sindaco di Paola in rappresentanza del sindaco, la dottoressa, il presidente della provincia Gaetano Bruni, padre Ivano da San Biase, il vice sindaco di Francavilla Antonio Aracri, che salutava l'assessore Cavallaro Di Pizzo, il corteo dal viadotto è in procinto di muovere verso il piazzale San Francesco di Contrada Olivara. La statua è preceduta da un gruppo di bambini e di ragazze che portano la bandiera delle antiche repubbliche marinare italiane, la bandiera ufficiale della Marina italiana. Ecco, tra poco il corteo muoverà verso piazzale San Francesco. Alle spalle si notano alcuni degli imponenti pilastri dell'opera che tra qualche minuto verrà intitolata al Santo Taumaturgo di Paola. In rappresentanza dell'ingegnere Francesco Teofilo c'è l'avvocato Antonella Versace. Ecco, dobbiamo ricordare anche questo, ingegnere. Come dice, che proprio si è molto prodigata in prima persona proprio perché il viadotto venisse intitolato a San Francesco di Paola. Anche l'ingegnere Francesco Pileggi, il sottosegretario ai trasporti, sì. Tassone, sì. Mario Tassone. Ecco. Purtroppo oggi non possono essere presenti, però ecco, dobbiamo ricordare proprio il loro intervento che è stato molto importante e decisivo perché il viadotto venisse intitolato a San Francesco. E ricordiamo che la targa in ottone, voluta dalle Ferrovie dello Stato, e l'ha fatta l'architetto Francesco Antonio Lico delle Ferrovie dello Stato di Reggio. Quindi ancora una volta il nome Francesco, l'autore del disegno, del bozzetto della targa, che ripete quella del nostro santo Francesco di Paola. Anche, bisognava ringraziare anche il geometra Polifroni, anche delle Ferrovie dello Stato. Tutti personaggi che sono resi disponibili a questa bellissima intitolazione, che è una delle più grandi infrastrutture della Calabria, Sicilia e Basilicata. Sì. E tra le autorità di Francavilla, l'assessore Francesco Pungitore, un altro amico assessore, l'amico della Guardia Costiera Fausto De Caria. Ecco. Caruso, l'assessore Caruso. L'assessore Vincenzo Caruso. Vincenzo Caruso. Ecco. E tutti gli altri assessori presenti. Le donne della Contrada, ecco, si sono lanciate a voler portare loro la statua del santo nel piazzale. Ecco, questo insegna proprio della loro grandezza. Vogliamo
ancora una volta ricordare il fattivo contributo del sito www.francavillaangitola.com, che molto si è prodigato per la buona riuscita di tutto il di tutto l'apparato organizzativo della bella manifestazione. Finalmente, tra poco, comincerà il momento veramente più importante di tutta la manifestazione di quest'anno in onore di San Francesco di Paola, con l'intitolazione dell'imponente viadotto al santo paolano calabrese, patrono della gente del mare e di tutti gli uomini che si preoccupano di viaggiare sia per le vie del mare che per le vie terrestre che per le strade ferrate come quelle delle ferrovie. Il corteo si avvicina al palco dove ci saranno gli interventi delle autorità e a cui farà seguito la cerimonia della intitolazione del viadotto con lo scoprimento della targa predisposta dall'artista Francesco Lico. Dico praticamente, c'è sul palco l'arciprete Don Pasquale Sergi pronto ad accogliere la statua di San Francesco, le reliquie e tutto il corteo di fedeli e di autorità che si stanno proprio avvicinando al palco stesso. Rendo volentieri omaggio all'amministrazione comunale e a tutta l'organizzazione per l'iniziativa di oggi, quella di intitolare il viadotto ferroviario a San Francesco di Paola. Credo che ogni civiltà si distingua per la capacità che ha di ricordare. Oggi però si intende non solo ricordare, apprezzando ciò che di buono e di bello ha fatto San Francesco e vivendo secondo i suoi insegnamenti. Oggi vogliamo dire con la mente e con il cuore grazie San Francesco. Grazie per l'esempio, grazie per il tuo patrocinio. Siamo sicuri che se oggi tu potessi parlarci, ci diresti con parole tue e migliori delle nostre, vivi ogni giorno della tua vita come se fosse l'ultimo. Tu questo motto l'hai vissuto e per questo noi oggi ti riconosciamo come faro luminoso lungo il percorso della nostra vita. Tu ci proponi ancora l'umiltà, la semplicità, la laboriosità,
la carità, virtù tutte che se vissute ci portano ad essere non solo una comunità viva e unita, ma una grande famiglia. Noi oggi facciamo tesoro dei tuoi insegnamenti e soprattutto del tuo esempio, e siamo sicuri che con il tuo aiuto raggiungeremo il traguardo comune. Dio. Sì, grazie Don Pasquale. Prendo volentieri la parola solo per portare un indirizzo di saluto e ringraziamento a tutti praticamente coloro che hanno partecipato per la buona riuscita di questa manifestazione che si è svolta in due giorni, ieri con la traversata che abbiamo fatto ripercorrendo il viaggio di San Francesco, siamo andati fino a Reggio Calabria e Messina e ritorno con la nave. E anzitutto preliminarmente volevo ricordare che avrebbero voluto essere presenti a questa manifestazione il viceministro Marco Minniti, il sottosegretario Meduri, l'onorevole Mario Tassone, che purtroppo impediti per impegni assunti precedentemente purtroppo non possono essere presenti. E prima di avviarci verso quello che per noi oggi rappresenta il culmine della manifestazione, cioè la cerimonia di intitolazione di questo viadotto, credo che sia doveroso rivolgere appunto un caloroso saluto e ringraziamento a quanti hanno contribuito per questa manifestazione. Lo ha già fatto, direi egregiamente, Don Pasquale in più di un'occasione tra ieri e oggi, e per questo lo ringrazio. Ed in effetti per me resterebbe ben poco da dire, ma la volontà appunto di ringraziare personalmente tutte le persone coinvolte in questa manifestazione supera, travalica qualsiasi cosa. Come sapete, ormai sono ben 10 anni che le comunità di Francavilla e Pizzo onorano questo santo taumaturgo, con alcune iniziative che tra le altre cose ci condurranno fino al 2007 in occasione del 500° anniversario della sua morte. Sono tante le persone che non si sono risparmiate per niente affinché tutto funzionasse a dovere. E se la parrocchia di Francavilla non sia ringraziata da sola, ci penso io a farlo per quello che ha fatto per questa nostra manifestazione, con chi la guida, il parroco Don Pasquale Sergi, unitamente a tutti i componenti dell'oratorio, con i suoi, dico, validissimi giovani, e con chi li dirige, direi, dalla parrocchia di Pizzo e dai padri minimi, dalla consulta generale di pastorale giovanile minima con padre Giovanni Cozzolino ed i suoi giovani che, come al solito, sono sempre a nostra disposizione, a disposizione di tutti. Dalla Capitaneria di Porto alla Guardia Costiera con i loro comandanti e subalterni. Mi dispiace che oggi non può essere presente il comandante Tedone, impegnato purtroppo, lo hanno, diciamo, allertato per tutto ciò che sta succedendo nel mondo, purtroppo. Avremmo dovuto, sarà consegnato, voglio dire, lo ritirerà per delega ricevuta un suo sostituto, un piccolissimo pensiero per ciò che ha fatto non più di qualche settimana fa, salvando appunto da morte sicura alcuni naufraghi
appunto qualche settimana fa, come ricorderete. Non dimenticherò certamente di ringraziare Gianfranco Schiavone per il suo grande lavoro, che insieme all'ingegnere Davoli e a Pino Pungitore hanno fatto. Veramente grazie. Alle amministrazioni comunali di Pizzo, oggi presente con l'assessore Carmine Cavallaro, ieri con il suo sindaco, e a quella di Francavilla, che ho l'onore ed il piacere di presiedere. Grazie ai miei assessori, grazie a tutti i consiglieri. Un saluto lo voglio rivolgere al senatore Nuccio Iovane, che ha voluto essere presente a questa manifestazione e che, insieme al presidente della provincia, che saluto con affetto, svelerà appunto la targa di intitolazione di questo viadotto a San Francesco di Paola. Ma devo dire altresì che se tutto ciò lo si è potuto realizzare, lo dobbiamo appunto alla grande sensibilità dell'amministrazione provinciale, che come al solito ci è stata sempre vicina in tutti i sensi ed è oggi qui presente con il suo massimo esponente e con il suo vicepresidente Paolo Barbieri. Vedete, una brevissima considerazione, perché non credo che possa essere all'altezza di Don Pasquale o di Padre Giovanni, voglio dire, ad esprimere alcune considerazioni su San Francesco. Io piuttosto vorrei esprimere una brevissima considerazione di tipo, chiamatelo politico, ma io credo che, al di là dell'indubbia valenza spirituale, io credo che l'iniziativa assume, rispetto ai festeggiamenti di questo santo, qualcuno dice europeo, altri mondiale, a me piace definirlo per come l'ho sentito definire dal sindaco di Paola. Avrebbe dovuto essere presente oggi, è presente il vice sindaco, che io saluto con piacere. Ebbene, in occasione del... mi è piaciuta la definizione di questo santo, non l'avevo mai sentita, non so se bisogna attribuirla a lui, però a me piace tanto. Il più calabrese dei santi, o meglio, il più santo dei calabresi. E al di là del fatto che l'evento del quinto centenario della morte di San Francesco di Paola sarà un avvenimento che dovrà ricordare nel mondo la figura di questo santo, il santo della carità, dell'umiltà, della solidarietà, è altresì importante che noi tutti dobbiamo lavorare per mettere in campo le giuste sinergie per far sì che tale evento, nella sua complessità, possa costituire un momento importante e di risonanza della nostra maledetta terra, dovrei dire, però sfortunata terra, per tutto ciò che sta succedendo, per quello che è successo non più di 15 giorni fa, appunto. Oltre che una forte spinta deve dare tale momento, tale importante manifestazione per lo sviluppo stesso di questo nostro territorio. E conoscendo, non è retorica, chi, voglio dire, conoscendo chi dirige questa nostra amministrazione provinciale, credo che questa sarà un'occasione che non vorrà, diciamo, trascurare. Anzi, io credo che l'amministrazione provinciale, nella persona del presidente, del vicepresidente, di tutta la giunta, sarà un'occasione perché possa recitare una parte attiva in tale contesto. E prima di finire, credo di dover rivolgere un saluto di ringraziamento per la disponibilità che hanno avuto i dirigenti
delle Ferrovie, il signor Cretella e anche, direi, consentitemelo, i Carabinieri. E finisco, vorrei infine indirizzare un pensiero di affetto verso una persona che per me è stata tantissimo cara e San Francesco di Paola ce l'ha sempre avuto nel cuore. Mi riferisco al defunto avvocato Giovan Domenico Barone, scusatemi. Una persona cara veramente che ha saputo dare un'impronta verso tutte le nostre, diciamo, è un validissimo aiuto verso tutte le nostre iniziative di carattere culturale e non solo. Ed è per questo che io lo ringrazio tanto. Viva San Francesco! Buonasera a tutti, io solo un breve saluto. Siamo qui a rappresentare l'amministrazione comunale di Pizzo che anche quest'anno ha voluto essere presente a queste manifestazioni. Come ricordava prima il sindaco di Francavilla, questi due comuni sono insieme a celebrare queste iniziative da oltre 10 anni e con la manifestazione di oggi si vuole consolidare questo rapporto che esiste tra le due comunità che sono unite sia dal punto di vista territoriale per una questione logistica, perché sono comuni vicini e attigui, ma soprattutto perché il rapporto che si è creato in questi anni per una serie di, diciamo anche di trasferimenti, perché c'è molti nostri concittadini che risiedono qui nei comuni di Francavilla e viceversa nel nostro territorio. L'esempio tipico è Gianfranco Schiavone, che è il promotore, il promotore, ma anche il motore, la forza trainante di queste manifestazioni, perché attraverso l'impegno sicuramente ecco, della parrocchia, l'impegno della capiteria, c'è Gianfranco che riesce a dare molto, molto di sé per portare avanti questa iniziativa. La manifestazione di oggi è un'altra occasione, l'inaugurazione l'intitolazione del viadotto a San Francesco diventa un altro momento di sinergia tra queste due comunità. E l'augurio è che il viadotto con l'intitolazione a San Francesco appunto rappresenti e diventi per il futuro il simbolo del rapporto tra questi due territori. Quindi io rivolgo ancora un ringraziamento a quanti hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questo, perché so che ci sono stati molti, un intensificarsi continuo di rapporti in questi anni da parte in particolare dell'amministrazione comunale di Francavilla affinché si realizzasse questo sogno pure, perché c'è un'intera comunità che ha partecipato a questa iniziativa. Quindi grazie ancora a tutti e siamo orgogliosi come amministrazione comunale di essere presenti e di essere presenti a questo momento che diventerà storico per il nostro territorio. Grazie ancora. C'è la figlia dell'avvocato che abbiamo ricordato con affetto, se la sente? Coraggio. Trasmettiamo spiritualmente tanta forza. Non ho niente da dire su mio padre perché lui in 79 anni ha parlato tanto di sé con i suoi modi di fare, che conoscete tutti quanti. Però vi voglio raccontare solo una cosa. Papà se n'è andato improvvisamente, non l'abbiamo perso in 3 settimane. E dall'ospedale mi ha telefonato una mattina e mi ha detto: Marianna, vai alle librerie Paoline a Messina e prendimi l'immaginetta di San Francesco di Paola.
E poi noi gliel'abbiamo portata in ospedale e io l'ho visto con questa immaginetta che se la baciava e era commosso, piangeva, io l'ho visto poche volte piangere il papà. E gli ho detto: papà, ma perché fai così adesso? E lui mi ha detto: perché adesso, figlia mia, c'è tanto bisogno di lui. E quindi, insomma, e io penso che avrebbe fatto carte false per essere qua oggi. Grazie a tutti. Non ripeterò le espressioni di saluto alle autorità e ai cittadini qui presenti perché l'hanno già fatto egregiamente quanti mi hanno preceduto. Voglio invece dire due parole sul come si è giunti a realizzare questo evento di intitolare a San Francesco di Paola il viadotto ferroviario sull'Angitola. La prima idea di questa intitolazione venne in mente nella stazione di Paola il 4 maggio del 2005 all'amico Gianfranco Schiavone, da sempre appassionato organizzatore e promotore della festa della gente di mare in onore di San Francesco, che si svolge a metà luglio in contrada Olivara e a Pizzo. L'idea venne subito condivisa con grande entusiasmo da me e dall'amico Pino Pungitore, che poi si è tanto impegnato a divulgare questa iniziativa tramite la rete internet, intessendo proficui contatti, in particolare con i padri minimi a San Biase, con padre Ivano, e preparando suggestive iconografie di San Francesco nelle varie tappe che si sono affrontate prima di giungere all'odierno significativo traguardo. Io personalmente mi sono impegnato a corredare la richiesta di intitolare il viadotto al Santo Taumaturgo con argomentazioni attinte dalla storia e dal vasto patrimonio della tradizionale devozione tributata a San Francesco di Paola dalle genti meridionali in genere ed in particolare per la presente occasione dai ferrovieri, siano essi attivi sui treni o sui traghetti, nelle stazioni o negli uffici. Inconsciamente ho attinto ai racconti che fecero a me, ancora bambino, tre bravi capistazione, rappresentanti le tre antiche province calabresi, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Il primo fu mio padre, Antonio Davoli, capo stazione principale superiore di Santa Eufemia Lamezia negli anni 50, era devotissimo a San Francesco anche perché era nato a San Biase, sede di un importante convento dei minimi. Fu lui il primo a raccontarmi del miracoloso attraversamento dello stretto di Messina e poi della speciale devozione al santo dei ferrovieri calabresi e siciliani, nonché della tradizione di intitolare a San Francesco una nave della flotta dei traghetti ferroviari in servizio sullo stretto. Mio padre, inoltre, che aveva assistito impotente a diversi sanguinosi incidenti ferroviari verificatisi sul binario unico della vecchia linea Battipaglia-Reggio Calabria, insieme ad altri suoi colleghi, per migliorare la sicurezza dei viaggi, a lungo sollecitò dalla base dei ferrovieri sia l'installazione dell'allora moderno sistema elettromeccanico di segnalamento detto blocco automatico, sia la realizzazione del doppio binario e della nuova direttissima via Mileto,
che tra l'altro comportò la costruzione di questo viadotto. Il secondo ferroviere che ora ricordo rappresenta non solo la provincia di Cosenza, ma la città stessa del Santo. Giuseppe Meo era capostazione superiore di Paola. Fu lui che per primo mi accompagnò al santuario e poi, indicandomi le navi militari e le barche di fronte al litorale, mi parlò degli onori che tributavano al santo la marina militare, i pescatori e tutta la gente del mare. Il terzo ferroviere fu il capostazione superiore di Reggio Calabria Centrale, Orazio Benedetto, che mi mostrò l'affetto a San Francesco dei ferrovieri dello Stretto, accompagnandomi sui traghetti da Reggio Marittima a Messina e da qui a Villa San Giovanni. Di fronte a questo imponente viadotto voglio ricordare anche la figura dell'onorevole Salvatore Foderaro, che in qualità di sottosegretario ai trasporti tanto si adoperò perché venisse realizzata la nuova linea ferroviaria a doppio binario via Mileto e quindi questo viadotto. Sulla base di questi ricordi e testimonianze ho perciò redatto la richiesta di intitolazione del viadotto a San Francesco e l'ho sottoposta all'attenzione del vice dell'ex compartimento ferroviario di Reggio Calabria, tecnici legali, tra cui l'avvocato Versace. Così la richiesta è stata favorevolmente accolta e di ciò siamo particolarmente grati a tutto il mondo delle ferrovie. E noi, promotori dell'iniziativa, siamo orgogliosi che i festeggiamenti indetti per ieri 15 e per oggi 16 luglio siano la prima grande manifestazione del quinto centenario della morte di San Francesco di Paola, che si svolge subito dopo la solenne apertura tenutasi a Paola il 2 luglio scorso. Prima di concludere questo mio intervento, voglio ricordare che nel corso della costruzione di questa infrastruttura ci furono incidenti di lavoro, con qualche morto e diversi infortunati. A loro vada il nostro pensiero commosso e perciò invochiamo sui caduti, sugli infortunati e sulle loro famiglie la paterna protezione di San Francesco. Un grazie speciale all'arciprete Don Pasquale Sergi, che giustamente ha voluto infondere un taglio più religioso e spirituale ai festeggiamenti. Grazie all'intera famiglia dei Minimi e in particolare all'uscente correttore generale padre Fiorini Morsini e al subentrante da pochissimi giorni padre Marinelli, cui vanno i nostri più fervidi auguri. Grazie all'amministrazione provinciale di Vibo Valentia, alla Guardia Costiera Capitaneria di Porto, che tanto hanno contribuito al successo delle manifestazioni. Termino con un auspicio, forse un po' azzardato e temerario. Se mai in futuro, qualora la situazione economica dell'Italia lo consentisse, si dovesse davvero costruire il ponte sullo Stretto di Messina, questo, a mio modesto parere, dovrebbe essere intitolato a San Francesco di Paola, simbolo di unione ed intesa tra Calabria e Sicilia, tra umili e potenti,
tra giovani e anziani, tra umani e animali, tra creato e creatore. Buonasera, io sono Rosy Versace, sono orgogliosa, onorata, ma soprattutto felice di rappresentare in questa sede la Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che si è impegnata non con un atto puramente formale, ma veramente di cuore, nell'attività necessaria, e non è stata poca, per l'intitolazione di questo viadotto a San Francesco. Sono qui in rappresentanza del direttore compartimentale infrastrutture, l'ingegnere Francesco Teofilo, e porto offerta dalla Rete Ferroviaria Italiana la targa che fra un po' vedrete, che è realizzata dall'architetto Francesco Antonio Lico. Mi sembra appunto bello sottolineare come entrambi portino il nome del santo e dare ancora di più valenza alla offerta della società, ripeto, che non è stata solo di carattere formale. La società che rappresento è una società relativamente giovane, è nata nel 2001, ma è erede di quelle che sono state le Ferrovie dello Stato. Noi siamo la società che tiene in manutenzione l'infrastruttura e quindi porta appresso tutto il bagaglio di impegno nel culturale, nel sociale e nello sviluppo anche economico, il ruolo importantissimo che aveva appunto la vecchia società Ferrovie dello Stato. L'intitolazione di questo viadotto è stata, ripeto, sentita, voluta, accolta con grande piacere anche dai vertici societari, dall'amministratore delegato Mauro Moretti e da tutti coloro che nel loro piccolo, organi stampa e altro, provvederanno a dare appunto all'evento la giusta collocazione. Questo per quanto riguarda la parte burocratica. Per quanto riguarda la parte invece sentita, la parte di cuore, la parte emozionale, mi pregio di rappresentare, come è stato ben detto prima, tutta la categoria dei ferrovieri, tutta la categoria dei ferrovieri che già da tempo si è posta sotto la protezione del santo, e in questa maniera, con questo piccolo tributo, chiedere ulteriormente la protezione del santo per la nostra gente di mare, quella che lavora sui traghetti, ma in generale per chi si occupa dei trasporti nei vari ambiti. Grazie a tutti, grazie alle amministrazioni, a questa accoglienza veramente calorosa, e veramente siamo contenti di offrire questo tributo a questa comunità che ci ha accolto veramente molto bene. Grazie a tutti. Il vice sindaco Di Paolo. Io colgo il saluto dell'amministrazione di Paola, del sindaco e di tutti i cittadini di Paola, fedelissimi, come ben sapete, al nostro più illustre cittadino San Francesco.
Bene, oggi siamo particolarmente onorati per questa manifestazione perché si intitola un'opera, un viadotto al nostro, ripeto, più illustre concittadino. Questo ci onora e ci fa felici, anche perché noi questa manifestazione si ben inserisce nel contesto di quello che sono i festeggiamenti del quinto centenario. Come diceva il professore Dauli, sono iniziati il 2 luglio e ritengo che sia stata la scelta giusta quella di farla oggi, questa manifestazione. Noi andiamo verso questo 2007 e io sento anche di dirvi che questo sarà una buona iniziativa perché deve essere da cornice, un avvenimento importante, però questo avvenimento ci deve portare con grande serenità e con grande gioia a quello che è appunto il 2007. Quindi ripeto, siamo onoratissimi e grazie soprattutto per l'accoglienza che abbiamo avuto nella vostra città. Ringrazio particolarmente il sindaco che ci ha onorato di questi inviti, il sindaco di Pizzo, l'amministrazione provinciale, l'onorevole Lio, tutte le autorità presenti. Grazie a tutti e viva San Francesco! Io parlo a nome della famiglia minima, dell'ordine dei minimi, perché vabbè, oltre ai vari ringraziamenti che sono stati fatti, non ripeto, vorrei dare una lettura un po' spirituale di quello che ho vissuto in questi 2 giorni, di grande commozione per certi eventi che si sono verificati. E anche stavo pensando che la prima cosa che San Francesco praticamente ci ha chiesto che fosse intitolato a lui è questo viadotto. Questo perché? Perché San Francesco è il viandante di Dio. Cioè ha iniziato il quinto centenario con questa prima opera per farci capire che come lui ha sempre camminato portando dappertutto la salvezza di Gesù Cristo, e questo è il crocifisso che, ripeto, sta a Cogliano Calabro, che lui portava sempre con sé. Allora inizia il quinto centenario con questa prima iniziativa molto bella, molto grande, dove su un viadotto ci passano le persone che viaggiano, e lui ha viaggiato molto. Ma è un viaggiare con di speranza, è un viaggiare nel credere che veramente, almeno per noi del sud, sta nascendo una Calabria buona, una Calabria migliore. Prima ho visto il sindaco di Francavilla commosso per gli eventi negativi che sono stati qui in Calabria, che certamente hanno colpito ciascuno di noi, però pensavo che San Francesco, dalla passione di Gesù, ci ha portato alla speranza della risurrezione. E penso che qui c'è la sua presenza. Penso che adesso in Calabria, al di là di questi momenti negativi, incomincia questo modo nuovo di vivere della Calabria. Un modo come lui ha sempre fatto, dove lui ha sempre difeso la bellezza di essere calabresi, uomini forti, coraggiosi, di accoglienza, uomini di speranza che non si arrendono mai. E allora volevo dirvi questo, che al di là dei momenti dolorosi che si sono vissuti, adesso a noi, specialmente in questo quinto centenario, avvertiamo già i primi segnali di grande speranza di rinascita della Calabria. Ma la scuola di Francesco Di Paola, perché lo ripeteva il sindaco, è il santo dei calabresi e il più calabrese dei santi, ci rappresenta in tutto. Io sto girando quasi in tutta Italia e noto segni di grande risveglio verso il nostro santo, ma in particolare nella Calabria. Ed è qui allora che lui, avendo iniziato ufficialmente il 2 luglio questo centenario che terminerà il 2 aprile del 2008, ha voluto darci un segno attraverso l'intitolazione di questo viadotto alla sua persona, per dire che sempre e comunque noi dobbiamo essere viandanti nella vita, viandanti
verso il paradiso, però da uomini coraggiosi, da uomini pieni di speranza, da uomini che credono veramente che sta nascendo una Calabria bella o una Calabria migliore. E io proprio nel nome di San Francesco poi vi darò la benedizione con questo crocifisso che l'ho portato a Cogliano, dove lui questo crocifisso lo portava sempre con sé, e quanti miracoli, quanti prodigi ha fatto. Questo vuole essere una presenza. Io non pensavo a tutte queste cose, ma una lettura mi permette di dire questo, che qui c'è San Francesco, che qui sta nascendo qualcosa di bello, e che il primo segnale che ci ha voluto dire è questo: camminiamo tutti, non fermiamoci mai, dobbiamo essere tutti viandanti, però viandanti di Dio, perché quando noi siamo viandanti di Dio saremo capaci di difendere l'uomo ovunque si trova, come ha fatto lui. E grazie a tutti per questo bel gesto verso San Francesco. Innanzitutto volevo ringraziare la Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera. Ci sono dei doni, però piano piano poi li riceverete. Innanzitutto volevo dire questo fascino mediterraneo, che di cui 500 anni se ne porta abbastanza bene San Francesco. Innanzitutto anticipare queste grandi manifestazioni con la collaborazione di qui presenti ufficiali e sottufficiali, elencando il comandante Tedone, il comandante Nitrella, il comandante Cama, Algio Di Stefano, e qui abbiamo l'altro alfiere qua, che c'era il comandante Donato, molto devoto a San Francesco, e grazie a loro che abbiamo fatto veramente San Francesco sulle onde camminava, ecco, sulle onde camminava. È stata una grande emozione, piena di sacrifici, faticosa, però entrare in tutti quei porti e il lancio della corona, proprio dove San Francesco solcò le acque dello stretto di Messina, è stata qualcosa veramente di emozionante. E bene, perché l'abbiamo filmato e si può mandare in qualche televisione per vedere veramente il dono di Dio di questo santo, il getto della corona proprio dove lui passò lo stretto di Messina. E adesso dovremmo consegnare delle targhe, di fare dei scambi. Qui c'è un premio speciale, come diceva il sindaco, la famiglia Schiavone, ecco, ho voluto io onorare, però con il contributo di una persona cara che oggi non c'è, che era molto devota a San Francesco. Io, diciamo, appena ho chiesto di questa targa speciale per il comandante Tedone, e diciamo la persona che insieme a me ha contribuito a questa targa è un orefice di Pizzo, il papà si chiamava Rodolfo Bartucca, ecco, oggi insegna anche lui come me, devoto a San Francesco, che ha saputo creare l'orticello che coltivava e dava un grande amore per questo santo. E se possiamo iniziare alla premazione, ecco, comincerei dal comandante Pavone, mi confondo sempre Tedone e Pavone, e diciamo una pergamena povera nel legno, come è giusto la devozione di San Francesco, al comandante Pavone. Poi seguo, cioè sono partito da Pizzo, in rappresentanza del comandante Fedele di Trelle c'è il comandante Cama, anche a lui daremo questo omaggio che lo terranno veramente. Al sindaco di Paola, al professore ingegnere Davide, dico professore, una bella immagine di Pizzo, così. Seguendo a Pino Pungitore, anche e questo va al comandante.
grande donato e lo consegneranno loro. Questo invece è un ricordo per il comandante Fedele Mitrella. Quello è per lei, ma quello è per lei. E io per dovere di ospitalità, come al solito, al presidente della provincia Gaetano Ottavio Bruni, e credo che troverà un posticino nella sala addetta ai presti. E al senatore Nuccio Iovane per ringraziarlo di essere venuto. Grazie. Io volevo omaggiare il sindaco e quindi la città di Francavilla con il simbolo della città di Pala. Grazie. Poi volevo consegnare anche un libro fatto dal nostro concittadino, La città del pavone, la storia di Pala e alcune guide turistiche dove chiaramente ci sono state le, soprattutto San Francesco. Allora ci possiamo avviare verso la targa. Riceve la targa, ricordo, per il bellissimo gesto di aver salvato la vita ad alcuni naufraghi in mare aperto. La consegna delle targhe e dei doni alle autorità e agli amici che più si sono prodigati per la riuscita della manifestazione, adesso il corteo si appresta a lasciare Piazza San Francesco per andare al pilone dove verrà finalmente scoperta la targa di intitolazione del viadotto ferroviario a San Francesco di Paola. In primo piano ci sono le giovani della contrada Olivara che sorreggono la bandiera della Marina Militare Italiana, seguono i due gonfaloni di Francavilla Gigolo e di Paola, e la manifestazione arriva al punto più importante, il momento della intitolazione. Si intravedono alcuni giovani della consulta giovanile minima venuti da San Biase, che accompagnano il caro padre Ivano, onnipresente l'amico Plinio Pungitore, che immortala i momenti salienti
della manifestazione. Già da alcuni anni compare la scritta Piazza San Francesco Contrado Olivara. Ancora per qualche minuto la tarca è coperta dal velo bianco e il senatore Nuccio Iovani si appresta a scoprire finalmente la targa. Al suo fianco notiamo il presidente della provincia di Vibo Valentia, Gaetano Bruni. Di fronte il comandante dei vigili urbani di Francavilla, Giulio D'Astoli, e il grande cerimoniere, il grande promotore, Gianfranco. Ecco finalmente la targa, la bellissima targa, viadotto dell'Angicola, San Francesco. L'oro delle ferrovie e l'immagine del miracoloso attraversamento dello stretto da parte di San Francesco. Per accompagnare festosamente la banda e i fuochi che rendono alto ed elevato il tono della festa. Arrivano, assorto, commosso e compiaciuto. Quando cessano i fuochi, Don Pasquale, l'arciprete di Francavilla, provvederà alla benedizione. È semplicemente compiaciuta l'avvocato Donatella Versace, Paola, un
una vista del viadotto dal basso. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo, o Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per il viadotto ferroviario che oggi, grati, intitoliamo al nostro grande santo calabrese, Francesco Di Paolo. Il tuo angelo precede e accompagni tutti, perché superata ogni insidia, giungiamo sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Viva San Francesco! Evviva! Benedice tutti con la reliquia del Santo. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi accompagni sempre la grazia di Gesù benedetto, che è il più grande e il più prezioso di tutti i beni. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie. Musica, musica. Le riprese del filmato sono state eseguite da Vincenzo Davoli e Tonino Mercuri. Il montaggio è stato curato da Pino Pungitore. Commento audio di Vincenzo Davoli e Gianfranco Schiavone. Il sito www.francavillangitola.com, in qualità di organizzatore delle manifestazioni, intende ringraziare le autorità e i fedeli che hanno partecipato. In particolare la provincia di Vibo Valentia, nelle persone del presidente Gaetano Bruni e del vicepresidente Paolo Barbieri, le amministrazioni comunali di Francavilla Angitola e di Pizzo, con sindaci ed assessori, le Ferrovie dello Stato, con l'ingegner Francesco Teofilo e l'avvocato Donatella Versace, l'arciprete di San Foca di Francavilla, Don Pasquale Sergi, padre Giovanni Cozzolino dei Padri Minimi, padre Ivano da San Biase e padre Tarcisio, i giovani dell'oratorio San Domenico Savio di Francavilla Angitola, i giovani della consulta di pastorale giovanile minima venuti da San Biase, ringraziamo inoltre la Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto, che è stata autorevolmente rappresentata dai comandanti Felice Tedone e Matteo Donato, nonché da Vincenzo Pavone e dal comandante Colloca di Tropea. Un ringraziamento
va inoltre esteso all'armatore della Magic Panarea, il signor Commerci. Confidiamo che il prossimo anno le manifestazioni proseguano in modo da rinnovare il successo che è stato conseguito. La speranza diventa particolarmente importante perché il 2007 è proprio l'anno del quinto centenario della morte di San Francesco di Paola e quindi l'occasione è molto importante. Il filmato è stato prodotto da Pino Pungitore. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.francavillaangitola.com. Grazie Gianfranco.